Buongiorno a tutti dalla redazione Interchannel. Si va verso un lockdown natalizio a partire dal 24 dicembre. I giorni interessati saranno il 24, giorno della vigilia, quindi Natale, Santo Stefano, fino al 27 dicembre. Dal 31 dicembre, quindi, al 3 gennaio. Sono questi i giorni sui quali sta valutando in queste ore, e tra poco dovrebbe essere ufficiale il governo, la decisione di instaurare una zona rossa in tutta Italia, in cui saranno chiusi bar e ristoranti, anche i negozi. Non saranno consentiti movimenti ritenuti non essenziali anche all'interno del comune di residenza. Occorrerà l'obbligo di autocertificazione e saranno predisposti controlli sulle strade. Ricordiamo, nei giorni di festività, dal 24 ma anche 27 dicembre, quindi dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio. Due le deroghe: potrebbe essere consentito di allargare gli incontri di famiglia con due, fino a un massimo di due congiunti stretti, e sarà consentito anche celebrare le messe, rispettando però i limiti di orario relativi al coprifuoco delle 22, esclusi da questo giro di vite le date feriali del 28, 29 e 30 dicembre, in cui tutto tornerà sostanzialmente a quella che può essere ritenuta la normalità, quindi riapriranno bar, ristoranti e quindi ci si potrà muovere durante il corso della giornata anche per motivi non legati al lavoro, necessità impellenti e salute, quindi 28, 29 e 30 dicembre. Questi sono i giorni interessati. Ricordiamo, dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio l'Italia dovrebbe essere tutta in zona rossa. Nelle prossime ore la decisione definitiva del governo, questa è la linea sposata dal Premier Conte. Adesso andiamo a fare il punto sull'aggiornamento del contagio da Covid-19 in Umbria, perché i ricoveri confermano di essere in discesa, ci sono però purtroppo ancora altri decessi anche nella nostra regione, vale a dire 8, che portano il numero dei morti per quanto riguarda pazienti affetti anche da Covid-19 a 549 dall'inizio della pandemia. Sono 180 i nuovi casi di positività su 3.106 tamponi processati, per una percentuale di positività del 5,7%. I guariti sono 485, quelli delle ultime 24 ore, mentre gli attualmente positivi scendono a 4.010, vale a dire meno 313 rispetto alla giornata di mercoledì. Sempre rimanendo sui dati del dashboard di oggi, giovedì 17 dicembre, ricordiamo i ricoveri che scendono a 312, quindi meno 5 rispetto a ieri, ma soprattutto balza all'occhio il dato relativo ai ricoveri in terapia intensiva, che tornano a scendere dai 47 di ieri ai 42 di oggi, ovvero meno 5. Dunque, nelle ultime 24 ore, ricordavamo purtroppo gli 8 decessi per la giornata di oggi, giovedì 17 dicembre, che portano la quota dei deceduti a 549. Adesso parliamo di vaccino anti-Covid. L'approfondimento oggi della videoconferenza stampa della regione, che ha seguito per noi Alessio Romanelli. Si partirà a gennaio con le prime dosi, da 12 a 48 dosi ogni ora. Saranno oltre 16.000 dosi da somministrare a personale sanitario e ospiti delle strutture, delle RSA nella nostra regione a partire da gennaio. Sentiamo allora Alessio Romanelli. La curva del contagio in Umbria ha ridotto la propria flessione, ma come ha sottolineato il nucleo epidemiologico durante la consueta conferenza stampa settimanale di aggiornamento, è una riduzione fisiologica e nemmeno un lockdown totale porterebbe ad un azzeramento dei casi. Con dei numeri così bassi di casi e con la stagione invernale in corso, spiegano gli esperti, è molto difficile far scendere ancora la curva. Sarà importante monitorare la situazione durante le feste e soprattutto a gennaio, quando riprenderanno le scuole e le varie attività. Anche riguardo gli attualmente positivi, la discesa verticale ha cominciato a essere più piatta e, pur continuando a scendere, sta avendo una minore flessione. È comunque importante dire che il virus continua a circolare, anche se c'è stato un miglioramento della situazione, aggiunge Marco Cristofori, per cui non bisogna assolutamente pensare che i comportamenti possano cambiare ed essere meno responsabili.
Intanto è stato definito il piano di distribuzione dei vaccini con le prime dosi che dovrebbero arrivare in Italia nei primi giorni del mese di gennaio. Tra Natale e Capodanno, inoltre, l'Europa istituirà una giornata simbolica di lancio del piano. La prima tranche prevede per l'Italia l'arrivo di 1.800.000 dosi del vaccino Pfizer, con 16.308 di esse destinate all'Umbria. Prime dosi che, come ormai noto, saranno somministrate al personale sanitario e agli ospiti delle RSA. Dopo due settimane, quindi intorno alla metà di gennaio, il commissario Onis ha ipotizzato l'arrivo in Umbria di altre 25.000 dosi per proseguire la campagna. Nella seconda metà del mese di gennaio, inoltre, dovrebbe arrivare l'autorizzazione anche per i vaccini delle altre aziende e quindi, verosimilmente, ad inizio febbraio potrebbero arrivare altre forniture. Ricordiamo dunque da gennaio con 16.000 dosi da somministrare per il personale sanitario e gli ospiti dell'RSA. La campagna di vaccinazione durerà per circa un anno e mezzo. Positivo al Covid il deputato umbro di Forza Italia, Raffaele Nevi, e quanto annunciato proprio nel profilo Facebook di Nevi: ho avuto solo un po' di febbre, ha affermato il deputato umbro di Forza Italia, ora sto già meglio, evidentemente pur stando attento non sono riuscito ad evitarlo, continua nel post sui social, ho sempre cercato di non fermarmi per svolgere al meglio il mio mandato. E proprio nell'occasione di questo annuncio ricorda Nevi di rinnovare l'appello a prestare la massima attenzione, indossare dispositivi di protezione e evitare troppi contatti non necessari. Adesso torniamo allo stanziamento di 14 milioni e mezzo deciso dalla Regione e spiegato nei criteri nella videoconferenza stampa di ieri per fronteggiare la crisi, soprattutto le categorie più colpite dalle ultime restrizioni anti-Covid. Andiamo a sentire Paola Costantini. Con l'approvazione in sede di giunta dei criteri per l'erogazione di un sostegno ai lavoratori autonomi dell'Umbria per i settori dei convegni e delle fiere del commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, fortemente danneggiati dalla pandemia da Covid-19, la Regione Umbria mette in campo la più importante azione di ristoro dall'inizio della crisi. Complessivamente vengono stanziati circa 14,5 milioni di euro a favore delle categorie che hanno dovuto sospendere o ridurre le proprie attività in seguito ai provvedimenti restrittivi nazionali o regionali. I provvedimenti sono stati presentati dalla Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dagli assessori regionali Michele Fioroni e Paola Gabiti. Sono stati approvati due provvedimenti, uno per i lavoratori autonomi non garantiti, per i quali è previsto un contributo, una tantum di 1.500 euro, ed uno per i settori dell'organizzazione di convegni e fiere del commercio all'ingrosso di bevande e alimenti, per i quali è previsto un contributo variabile in base ad alcuni specifici criteri. La misura dedicata al settore dei convegni e delle fiere prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto variabile tra 1.500 euro, 4.000 euro e 8.000 euro in funzione del fatturato e si rivolge alle imprese che esercitino attività di organizzazione di convegni e fiere, di noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli. L'indennizzo per i soggetti operanti nel settore del commercio all'ingrosso, di bevande ed alimenti, sarà invece determinato sulla base del numero dei dipendenti aziendali e sarà articolato in quattro fasce, 1.500, 3.000, 6.000 o 10.000 euro. La misura è composta in due interventi, come diceva la Presidente, una rivolta ai lavoratori autonomi, l'altra invece rivolta alla filiera, ad alcune filiere che hanno subito direttamente e indirettamente gli effetti della crisi derivante dall'emergenza sanitaria coronavirus. In modo particolare la misura che illustro io in questo momento riguarda una misura con una dotazione di 1 milione di euro con contributi a fondo perduto a favore delle imprese e delle operanti nel settore dell'organizzazione di fiere, congressi ed eventi, settore che ha subito evidentemente un danno grandissimo per quanto riguarda la crisi. Pensate a tutte le fiere che sono state chiaramente che sono saltate, quindi tutti gli allestimenti, l'impiantistica, come anche tutto quel altro tipo di settori che è rappresentato dai congressi. Non c'è solo l'evento congressuale d'ospitalità, ma c'è tutta una filiera di professionisti che si adoperano in questo settore. Con l'approvazione dei criteri per la concessione di un contributo, una tantum per i lavoratori autonomi maggiormente ovviamente colpiti dai
dagli effetti ovviamente della pandemia, mettiamo in campo uno strumento importante e articolato, proprio con l'obiettivo anche di assicurare un ristoro a chi in questi mesi ha subito provvedimenti, diciamo, di chiusura o limitazioni della propria attività. È importante perché da un punto di vista finanziario è un'operazione che complessivamente ha un valore di circa 13 milioni e 400 mila euro. E per ogni destinatario il contributo sarà un una tantum di 1.500 euro, un segnale proprio per sostenere le difficoltà economiche di questi mesi. Questi dettagli della videoconferenza stampa di ieri degli assessori Fioroni e Agabiti, alla presenza della Presidente della Regione Donatella Tesei. Andiamo a Terni per parlare di acciai speciali. Terni, arrivano delle notizie che inducono l'ottimismo, perché è stato raggiunto un accordo tra le segreterie territoriali di FIM, FIOM, WIM, FISMI, QGL, USB e l'RSU dell'acciaieria con l'azienda. Un accordo che consiste in sostanza in una preintesa che va a garantire i temi principali relativi al mantenimento dei livelli industriali, occupazionali e salariali dei lavoratori. Sempre nell'ambito della nota, i sindacati ricordano che questa intesa prevede il reclutamento di almeno 17 lavoratori somministrati usciti a giugno 2020, 20 milioni di euro di investimenti, 7 dei quali per il completamento del progetto Scorie. Dunque c'è la conferma relativa proprio a quelli che sono i livelli industriali, occupazionali e salariali dei lavoratori, che saranno mantenuti per 1 milione di tonnellate di acciaio fuso che garantiscono proprio gli attuali assetti industriali e commerciali, e per quanto riguarda gli organici il mantenimento ai livelli attuali fino al 30 settembre del 2021. In seguito alla ricognizione sullo stato delle società, parliamo delle società partecipate regionali, la Presidente della Regione ha annunciato la fusione tra Umbria Digitale e Umbria Salute e Servizi. Sentiamo ancora Paola Costantini. Abbiamo avviato ormai da tempo una ricognizione sullo stato delle società, agenzie ed enti di cui la Regione fa parte, ha detto la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, con lo scopo di rendere certa e riconoscibile la mission di servizio di pubblico interesse perseguita da ogni soggetto partecipato, aumentare qualitativamente e quantitativamente il livello dei servizi offerti, migliorare la produttività efficientando le risorse ed infine ridurre la spesa pubblica di sistema. Il tutto nella direzione della massima trasparenza anche nei confronti dei cittadini, che devono essere a conoscenza di quelli che sono i servizi svolti dagli enti partecipati, i loro modus operandi e i costi. Proprio a seguito di questa ricognizione saranno intraprese azioni che potranno prevedere cambi di rotta, ristrutturazioni o anche fusioni sui quali impegnare il management societario. Tra queste fusioni vi è quella tra Umbria Digitale e Umbria Salute, ha detto Tesei. Abbiamo dato mandato ai due amministratori unici di iniziare il lavoro per la fusione, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021. La nuova azienda si occuperà di servizi fondamentali per i cittadini e per la pubblica amministrazione, gestendo l'erogazione dei servizi sanitari e la transizione digitale della Regione, candidandosi a farlo per tutta la pubblica amministrazione con importanti potenzialità per l'Umbria. Una società con 36 milioni di fatturato, con minori costi stimati in circa 500.000 di euro, che a regime potranno salire a 2 milioni da reinvestire in servizi innovativi. Torniamo a Perugia per parlare dei risultati dei controlli amministrativi che il questore della provincia di Perugia, Sbordone, ha disposto per rispetto degli obblighi in materia di prevenzione contro l'emergenza epidemiologica da Covid-19. È stato sanzionato un locale notturno alla periferia del comune perugino perché è stata riscontrata la presenza di 10 avventori all'interno del locale in orario non consentito dalle norme del recente DPCM. L'attività del locale pubblico sanzionato risultava già precedentemente controllata e altrettanto sanzionata nelle scorse settimane. È scattata quindi la chiusura per 5 giorni dell'esercizio, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa per importi che vanno da 400 a 3.000 euro. Operazione all'aeroporto di Perugia, condotta dall'Agenzia Dogane Monopoli e insieme alla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti con la redazione di un verbale e anche al sequestro di 11 capi
di merce contraffatta. Si tratta di 8 borse, un marsupio e 2 portafogli che vedete proprio nelle immagini. Operazione effettuata, ricordiamo, all'aeroporto di Perugia, Sant'Egidio. Qualora fossero stati i pezzi originali, il loro valore di mercato sarebbe stato di circa 25.000 euro. Sono state rilevate anche 70 infrazioni con relativo sequestro di più di 300 kg di prodotti alimentari di origine animale. Si tratta di scorte di cibo personale occultate nei bagagli passeggeri provenienti dall'Albania. E adesso parliamo di solidarietà, del consueto appuntamento con le iniziative del Residence Chinelli di Perugia. Iniziative di solidarietà per i piccoli ospiti. I pacchi di Natale verranno consegnati ai bambini venerdì 18 dicembre. Ci dice tutto Valentina Baldoni. Alla Residence Chinelli la solidarietà è di casa anche nei difficili giorni che stiamo vivendo. Sono molte infatti le persone che non si sono dimenticate di coloro che soffrono e vivono questo Natale lontano da casa. Per i piccoli ospiti della struttura di supporto ad oncoematologia pediatrica sono arrivati tanti giochi donati dal centro commerciale di Collestrada, portati dal direttore Roberto Loduca, che ha visitato personalmente la struttura e che verranno consegnati ai bambini domani, venerdì 18 dicembre. Quest'anno purtroppo, ha commentato Franco Chianelli, non potremo festeggiare il Natale con feste che organizziamo di solito, ma vogliamo comunque far arrivare ai bambini ricoverati e ai piccoli ospiti del Residence tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza. In occasione del Natale l'artista Aldo Canzi ha donato al comitato una sua opera che raffigura i gabbiani in volo e che potrà essere ammirata nella sala convegni del Residence. Ho voluto raffigurare, ha spiegato il maestro, un volo di gabbiani, simbolo di questa associazione, ma anche simbolo di libertà. Al via oggi la campagna per finanziare il restauro della vela raffigurante San Francesco in Gloria di Giotto e Giotteschi nella Basilica Inferiore. Andiamo a sentire Valentina Baldoni. Insieme per San Francesco è il progetto per la tutela e la valorizzazione della Basilica Inferiore di Assisi, lanciato dalla Fondazione per la Basilica di San Francesco e Love Italy, organizzazione no profit per la promozione del patrimonio culturale italiano. Il progetto, nato con lo scopo di fare rete a supporto di uno dei capolavori architettonici del nostro paese, mette in campo un obiettivo da realizzare grazie a una campagna di crowdfunding. È il restauro della vela di Giotto e Giotteschi che raffigura San Francesco in gloria. Una grande opportunità alla quale tutti possono contribuire tramite il sito loveitaly.org. L'intervento di restauro è necessario a causa del degrado provocato dagli eventi sismici e dall'azione di fattori microclimatici e prevede il ripristino della pellicola pittorica all'intonaco e dello stesso intonaco alla struttura sottostante. Le vecchie stuccature saranno consolidate o rimosse e sostituite con nuove realizzate con malte adeguate e compatibili con i materiali preesistenti. I sollevamenti della pellicola pittorica saranno fissati mediante infiltrazioni di emulsioni acriliche e in seguito verrà eseguita una pulitura a secco con spugne. Tocca a tutti noi preservare le opere d'arte di Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti e Simone Martini, ha affermato Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi. Le custodiamo anche a nome dei milioni di visitatori che giungono ogni anno, perché le generazioni future possano ancora godere di tutta questa bellezza. Torniamo tra poco con la pagina sportiva. Ricordiamo le iniziative legate alla Ollus Avanti Tutta di Leonardo Cenci, noto cantante americano, Nathan Palan, rimasto in Umbria al fianco della moglie perugina Stefania Sciutti. In questo anno di pandemia ha composto il suo nuovo album, con cui ha deciso di ringraziare l'Umbria con un omaggio proprio al grande spirito di volontariato e generosità, donando all'associazione Avanti Tutta Ollus i ricavati della vendita italiana dell'album. La dottoressa Sciutti, perugina d'origine, è una punta di diamante dello staff dell'ONU e ha conosciuto Leonardo Cenci correndo gli ultimi chilometri della maratona di New York del 2017 al suo fianco. Tra poco lo sport con il volley e il calcio. Vi aspettiamo. Dal 1980 SISAS è un'azienda leader nel settore della segnaletica e della sicurezza stradale. SISAS offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del traffico e della mobilità. Visita il nostro sito sisas.it o mandaci una mail a info@sisas.it.
La sicurezza di chi circola sulle strade è la nostra priorità. SISAS, la strada è la nostra passione. Ristorante Pizzeria Maghera, aperto tutti i giorni a pranzo dalle 12 alle 15. Vi aspettiamo a Perugia in via Pietro Soriano 64. Dimagrire costa la metà. Sconto 50% su tutti i pacchetti. Approfitta della promozione. Chiama subito. Grazie. Per la terza stagione di fila, TEF Channel è l'emittente ufficiale della C Perugia Calcio. Ogni mese un grifone negli studi di Grifo Stadium e l'intervista esclusiva pre-gara di un giocatore della squadra biancorossa. TEF Channel, quando il calcio è passione. Perugia di Siena Trieste, partita molto importante per la zona alta della classifica. Grifo distante di 5 lunghezze dalla capolista Sud Tirolo nel girone B di Serie C alla vigilia della 16ª giornata. Ha parlato l'attaccante Federico Melchiorri, allora andiamo a sentire i momenti essenziali della conferenza stampa di ieri sera. Ma non credo che debba dirlo io, quest'anno immagino che sarà... Non vengo nemmeno nominato sul mercato, immagino. Voglio rimanere, ma immagino proprio la società non abbia intenzione di cedere pezzi importanti, perché se l'obiettivo è quello che ci siamo prefissati, bisogna acquistare e non vendere i pezzi più pregiati. E poi, ora non so che mercato possa avere, ma io qua sto a vincere un campionato. Non so quante altre squadre che vogliono vincere campionati vogliono prendere un 33enne, quasi 34enne dalla Serie C, quindi no. Di certo per le ambizioni che abbiamo qua a Perugia non ho voglia, nessunissima voglia di andarmene. Una squadra comunque costruita con l'intenzione di vincere il girone, il campionato come lo è per noi è lungo anche per loro, quindi avranno sicuramente le forze di riprendersi e noi non possiamo assolutamente sottovalutarli. E i nomi dei giocatori dimostrano che sono una squadra, uno squadrone. Dobbiamo andare a giocare a casa loro e sarà una bella battaglia, però come tutte le partite fino ad ora noi non abbiamo paura di nessuno. Secondo me bisogna guardarsi soprattutto da se stessi, perché finora abbiamo dimostrato da dopo la partita di Mantova che non solo possiamo giocarcela con tutti, ma possiamo dettare il nostro gioco con tutti. Quindi tutte le squadre che ci sono intorno in classifica, sopra o sotto, possono allo stesso tempo essere pericolose oppure possono essere abbordabili. Noi dobbiamo continuare con la mentalità che abbiamo avuto fino ad ora,
non adagiarci sugli allori, anche perché comunque la classifica non è ottimale, non è al massimo, e continuare. Il campionato è lungo, manca più di un girone, quindi, ripeto, se noi pensiamo a noi stessi, affrontiamo ogni squadra, ogni partita, nel migliore dei modi, come magari abbiamo affrontato il Padova, sono sicuro che alla fine ci togliamo delle belle soddisfazioni. Di Gracci, di Como sarà l'arbitro di Triestina-Perugia, fischio inizio sabato alle 15, diretta prepartita su TEF Channel a partire dalle 14 con dichiarazioni di un giocatore della Perugia in esclusiva nell'intenso prepartita. Vi proporremo anche un brano dell'intervista realizzata da Paola Costantini con il centrocampista greco del Perugia Sunas, l'intervista integrale invece all'interno di Grifo Stadium di lunedì sera, dunque un'esclusiva di TEF Channel per conoscere meglio il nuovo giocatore del Grifo. Nell'occasione di sabato invece Sunas si soffermerà nel brano dell'intervista che vi proporremo sabato proprio sulla sfida contro la Triestina. Adesso andiamo avanti, parliamo ancora di Serie C, spostandoci a Terni e Gubbio. La Ternana aspetta la Turris nella girone C dopo aver infilato l'11ª vittoria di fila. Il Gubbio chiede ancora continuità alle sue prestazioni, ottimo momento per i rossoblù di Torrente che aspettano al Barbetti il Padova. Alessio Romanelli. La Ternana di Lucarelli continua a collezionare record. Oltre al primato in classifica, il numero più alto di gol segnati in Italia e la storica striscia di 11 vittorie consecutive, il gol di Laverone al minuto 90 di Avellino Ternana iscrive le fere al primo posto di un'altra classifica. Come riportato infatti dal portale online Ternana News, Laverone è stato il 16° giocatore andato a segno per i rossoverdi, che sono la squadra italiana che ha mandato in gol più calciatori diversi. Primato consolidato in terza serie con le principali inseguitrici in questa speciale graduatoria che sono Piacenza, Pro Patria, Novara, Vispesaro e Feralpi Salò, tutte ferme a quota 12, ma anche il confronto con Serie A e Serie B sorride alla Ternana. Nella serie cadetta le squadre che hanno mandato più giocatori diversi in gol sono il Cittadella e il Brescia a quota 13, numeri ancor più bassi per quanto riguarda la Serie A con l'Atalanta a 12 e il Milan a 11, un altro primato quindi per questa stagione fin qui super della Ternana. Sono arrivato che un periodo che non ero in forma né niente, adesso sto prendendo forma e confidenza con la squadra, con tutti i miei compagni, minuti nelle gambe e adesso sono pronto insomma per dare tutto il mio contributo. Pregi è che siamo una squadra comunque rimanendo compatta riesce a esprimere un bel gioco e riusciamo a far male. Difetti, se ci allunghiamo tra i reparti possiamo avere delle difficoltà, se rimaniamo compatti possiamo andare fastidio a tutti. Adesso il nostro obiettivo primario è il Padova, dopo il Padova ci sarà il Mantova, dopo avremo le pausa e riprenderemo a gennaio, quindi dove può arrivare lo stabiliremo partita dopo partita. Ovvio che domenica è una partita molto difficile perché loro sono una corazzata per vincere insomma, però siamo in casa nostra e daremo fastidio. Rutella di Enna sarà l'arbitro di Gubbio Padova, ricordiamo la Ternana invece aspetta la Turris a Liberati. Questo è il punto sulle Umbre di Serie C, dal calcio al volley, poi torneremo al calcio per fare il bilancio della sconfitta nel recupero di campionato del Tiferno. Prima però diamo spazio alla Sir Perugia, grande momento per i Black Devils, primi in classifica in Superlega, la Sir è pronta alla super sfida di sabato in casa contro Verona. Paola Costantini. La Sir Safety Connect Perugia sta preparando la sfida casalinga di sabato pomeriggio, ore 18:15, diretta TV su Rai Sport, contro Verona per la quarta di ritorno di Superlega. Umore certamente alto per Perugia che arriva al rush finale del 2020 con il vento in poppa, con 12 vittorie su 13 partite disputate in campionato, con il primo posto in classifica, con 5 punti su Civitanova in generale, con una condizione in crescendo. I numeri certificano il bel cammino bianco-nero, con Perugia nelle prime posizioni un po' in tutte le varie classifiche di rendimento. L'obiettivo è quello di proseguire su questa strada, sapendo che sarà una strada lunga e difficile, con tanto lavoro in palestra e tanta determinazione, pensando a un match per volta. In quest'ottica il prossimo vede la Sir scontrarsi con una Verona in crescita.
La formazione di Stoichev viene infatti da due buone gare disputate, con Trento in casa, sconfitta al tiebreak, e a Ravenna vittoria in tre set. Staziona in nona posizione con 13 punti in 11 gare e stasera recupera la nona di andata in casa contro Piacenza. Non inganni un cammino un po' a singhiozzo, 4 vittorie e 7 sconfitte finora, né il cambio in organico nel ruolo di opposto, perché Verona ha il carattere e l'impronta tattica che Stoichev sa dare alle sue squadre e il Rosa giocatori di grande qualità e respiro internazionale, capaci con le loro giocate di cambiare l'esito di un match. E allora torniamo a Città di Castello, torniamo al calcio, il recupero di ieri di Serie D che ha visto il Tiferno perdere in casa con la San Giovannese per 3-2. Alessio Romanelli. San Giovannese ottiene 3 punti d'oro al Bernichi di Città di Castello contro una Tiferno che incappa invece nella seconda sconfitta stagionale. Gara ricca di emozioni sin dai primi minuti. Al quinto è Traini a provarci di testa sulla punizione calciata da Gorini, ma Cipriani è bravo ad alzare la sfera in corner. Al minuto 12 Peluso prova ad inventarsi un gol capolavoro con questa conclusione dai 40 metri, ma la traversa dice di no al numero 10 della Tiferno. E allora il gol lo trova la San Giovannese al 14esimo grazie ad un contropiede magistrale condotto da Gerardini e Campaner e finalizzato dal tocco decisivo di Barellini che batte a Luigi e fa 1-0. I padroni di casa però non ci stanno e al minuto 28 trovano la rete del pareggio con Peluso che finalizza al meglio l'assist di Bartoccini mettendo dentro il gol dell'1-1. Al 32esimo si fa pericolosa la Sangio quando sugli sviluppi di uno schema da corner Migliorini ha il tempo di stoppare e calciare ma non lo fa bene e la palla si spegne sul fondo. Allo scadere del secondo minuto di recupero Briganti a terra Barellini al limite dell'area si incarica di battere il calcio di punizione Gerardini che col mancino beffa a Luigi sul palo di competenza e realizza il gol del nuovo sorpasso. La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo con la Tiferno che fa la partita e con la San Giovannese pronta a sfruttare le ripartenze, come al minuto 58 quando Luigi è bravo a negare a Barellini la gioia della doppietta. 8 minuti più tardi sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con Polo, ma Luigi rimedia in qualche modo all'errore di Lavano. Al 69esimo torna a farsi vedere la Tiferno con Peluso che serve un grande assist a Traini che però non riesce a battere Cipriani. Al minuto 69 il signor Verrocchio di Sulmona concede il penalty in favore della Sangio per questo contatto in aria tra Mariucci e Polo. Della battuta si incarica lo stesso Polo che spiazza a Luigi e mette dentro il gol del 3-1. Ma dall'altra parte è ancora Peluso a prendere per mano la Tiferno e all'89esimo, dopo questo fallo di mano di Baldesi, il numero 10 realizza il calcio di rigore riportando i biancorossi a meno 1 dalla San Giovannese. Tiferno che prova il tutto per tutto e crea 2 occasioni tra il minuto 90 e il minuto 92. Sulla prima Cipriani respinge la conclusione di Peluso sul primo palo, sulla seconda Briganti da attaccante aggiunto manda sul fondo di testa. Al 95esimo Peluso ha l'ultima chance della partita su calcio di punizione, ma la palla finisce sulla barriera e Verrocchio fischia 3 volte. Finisce così al Bernichi, Tiferno 2, San Giovannese 3. Che secondo me il primo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo prodotto un sacco di situazioni, siamo stati sempre sopra la metà campo, quindi la squadra dal punto di vista dello sviluppo ha lavorato bene. Poi abbiamo preso 2 gol, uno su un inserimento e lì ci può stare perché alla fine del tempo ci sono anche gli avversari, uno su una punizione dove il portiere ha fatto il passo, la palla non so se è passata dentro la barriera, però cioè, abbiamo avuto tante situazioni da traversa, insomma primo tempo dovevamo stare sopra e ci siamo trovati all'ultimo minuto proprio, ha fischiato la fine, sotto 2-1. Secondo tempo siamo ripartiti bene, ci abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per pareggiare la partita, non l'abbiamo fatta, poi abbiamo fatto un'altra ingenuità sul rigore, che lì la partita logicamente mancavano 15 minuti, l'abbiamo un pochino persa. Poi siamo rientrati in partita col rigore e abbiamo comunque sia cercato di portarla in pareggio, non ci siamo riusciti. Secondo me oggi per noi non era giornata. Detto questo, c'è da merito anche agli avversari che alla fine hanno fatto 3 gol, voi che uno non ha fatto su punizione sul rigore, però l'hanno fatti. Quindi dobbiamo sicuramente, spero che tutti questi errori individuali e tutte queste situazioni anomale che oggi sono capitate tutte insieme siano oggi e non ci siano domani. Grazie per averci seguito. Il Telegiornale dell'Umbria torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio.